Dopo l'accoglienza trionfale al Comic-Con di San Diego per 2 anni consecutivi, è lampante che il pubblico si aspetta molto da Suicide Squad. Questo potrebbe essere il film più importante nonché più rischioso dell'universo cinematografico DC. Ecco perché. Suicide Squad è direttamente legato al franchise e all'universo di Batman, eppure l'uomo pipistrello farà un'apparizione assai timida nella pellicola, tanto che all'inizio si pensava che al posto di Ben Affleck ci sarebbe stato un semplice stuntman. È difficile fare i conti con un personaggio carismatico come il Joker, che peraltro è stato interpretato sul grande schermo da mostri sacri come Jack Nicholson e Heath Ledger. Una bella sfida per Jared Leto, in cui però confidiamo molto. I membri della Suicide Squad non sono eroi e non lo saranno mai. Una scelta che punta su qualcosa di inedito, anche perché fare di nuovo affidamento sui supereroi buoni dell'universo DC potrebbe rivelarsi troppo ripetitivo. Tradizionalmente i cinecomics in America sono sconsigliati ai minori di 13 anni non accompagnati. Questo però non si sposa molto con i contenuti di Suicide Squad, che dovrà restare fedele alla visione del regista pur rispettando le convenzioni del genere. Lo sguardo di Zack Snyder si estende su tutto l'universo cinematografico DC, anche laddove non è lui a curare personalmente la pellicola. Tranne che in Suicide Squad, dove le scelte sembrano provenire principalmente dal regista David Ayer. Ci aspettiamo una firma importante per questo film, nella speranza che riscuota più consensi dei precedenti cinecomics DC.